Gentili lettori di Riviera 24, bentrovati e bentrovato a Massimiliano Iacobucci, candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia. Buongiorno. Benvenuto. Oggi parliamo di un argomento che so che le sta molto a cuore, l'ambiente. Sì, diciamo che tra gli argomenti cardini, diciamo, del mio programma elettorale c'è sicuramente la sensibilità verso il lavoro, i giovani, la famiglia, ma anche sicuramente la sensibilità verso l'ambiente, che reputo una delle, diciamo, delle coscienze trasversali che tutti dovrebbero avere, a destra, a sinistra, al centro, dovrebbe essere una cosa che ci unisce tutto, soprattutto in un momento storico dove questa conoscenza ce l'abbiamo tutti. Tutti sappiamo che l'ambiente è una cosa importante, preservare il territorio e le cose naturali che abbiamo dagli inquinamenti, dagli attacchi, diciamo, della modernità, è una cosa fondamentale per consegnare il nostro mondo ai posteri, non dico migliore di come l'abbiamo trovato, ma almeno no, non peggiore. Noi in provincia di Imperia abbiamo un motivo in più, perché abbiamo una provincia bellissima, divisa tra le colline, le montagne e il mare. E quindi dovremmo avere una vocazione maggiore a preservare sia il nostro entroterra che il nostro mare diciamo da questi effetti negativi che si hanno sul territorio. Quindi sicuramente l'impegno da amministratore pubblico, e se i concittadini mi permetteranno di rappresentarli in regione, e aiutare i nostri sindaci, soprattutto coloro che operano sul territorio, a incentivare la raccolta differenziata, a tenere il mare pulito attraverso dei sistemi anche moderni di monitoraggio, diciamo, delle plastiche del nostro mare. Le associazioni anche di volontariato a frequentare il nostro entroterra non soltanto per i picnic, ma anche per aiutare i nostri sentieri, i nostri boschi, la nostra campagna a rimanere pulita. Quindi un intervento anche legislativo della regione che aiuti tutti quelli che hanno questa sensibilità a mantenere più pulito il nostro territorio. Un'opera che secondo me, sempre partendo dalla regione, può essere fatta anche attraverso le scuole. Quindi noi tutti da bambini avevamo durante l'orario scolastico anche dei momenti di educazione civica che ci insegnava o a ripiantumare l'albero dove era stato bruciato, oppure andare a raccogliere la carta sulle spiagge o cose del genere. Secondo me, fare un passo indietro verso questo tipo di cultura e insegnare ai nostri giovani e a noi stessi che tenere il nostro territorio, il mare e la montagna puliti è cosa buona e giusta per noi stessi e per chi verrà dopo di noi. Con un occhio anche agli animali, al mondo animale, in particolare agli animali di affezione. Assolutamente. Il mondo degli animali è un mondo che mi sta molto a cuore, io ne ho tanti, diciamo, per essere una famiglia. E ho tre cani, un gatto, due tartarughe, quindi diciamo Piccolo zoo. sono abbastanza circondato da animali. E li amo tantissimo, penso che abbiano un ruolo anche sociale, perché chi rimane solo, per esempio, passa il resto della propria vita insieme a un animale, ha sicuramente una vita migliore, esprimono tanto amore e vanno rispettati tantissimo. Bene hanno fatto i legislatori negli ultimi tempi a ritenere un reato grave anche, diciamo, la violenza verso gli animali. Bisogna fare di più, perché gli animali fanno parte integrante per molti di noi anche della famiglia e quindi vanno, diciamo, considerati proprio come dei membri della famiglia, rispettati e anche vanno erogati anche dei servizi verso gli animali. Quindi anche la sanità, anche i ricoveri per i momenti estivi in cui uno va in vacanza. Si possono fare tante cose per dimostrare il rispetto che abbiamo per il miglior amico dell'uomo. Grazie a Iacobucci, grazie a voi per l'attenzione.